Buongiorno a tutti spettatori e appassionati, sta per iniziare la prima semifinale di giornata, nonché la prima partita nel giorno della domenica qui nel torneo del One Family Sport. In campo per la semifinale argento la Real Casarea Academy in maglia gialla e il Real Sito invece in maglia bianca. La categoria è l'Under 13, il match è iniziato. In possesso ancora il Real Sito, fin qui 0-0 tra le squadre in campo. In un primo tempo finora piuttosto chiuso, pochi tiri verso la porta, grande equilibrio in campo per questa semifinale d'argento. Allora prova Romano a spezzare l'equilibrio, arriva qui il duplice fischio del direttore di gara, finisce il primo tempo 0-0 il punteggio. E ci siamo, appena ricominciato il secondo tempo con la conclusione verso la porta e ci deve mettere le mani estremo difensore in maglia bianca. E quindi continua l'azione in maglia gialla, sfera al centro per Paolella che va quindi in appoggio, prova a distendersi, Real Casarea, eccola la palla giusta per Nappi che adesso va a puntare, quindi gira, pallone un po' troppo corto, sfera libera ma se la cava Paolella e quindi si prosegue, ancora il 29 in possesso, sfera al centro, conclusione con un'arriva di Olivieri e vediamo se riparte il Real Sito. E allora si lotta su ogni pallone, c'è Romano che adesso vince il possesso, va a calciare, sfera larga. Calcio d'angolo in favore del Real Sito. Pallone che arriva sul secondo, c'è Esposito che raccoglie palla, vuole giocare. Eccolo il controcross, poi dall'altra parte ancora possesso Real Sito. E la sfera larga di Capasso, adesso per il Real Sito. Diego! Rimanete! Diego! Che calcio diretto! In battuta Esposito. Sulla ribattuta! Fin qui è lui l'incaricato di andare a battere i calci di punizione. E allora arriva il fischio e parte Esposito, sfera che però non scende. Esce alta sopra la traversa. 20 secondi. Dietro! Possesso, dicevamo, del Real Casarea, sfera in avanti, Real Sito che tocca ma può giocare, la formazione in maglia gialla, ancora Real Sito che si intromette in un pallone piuttosto docile, qui arriva il fischio del direttore di gara, con la fine al match ci saranno i calci di rigore per scegliere la vincitrice del Real Casarea e Real Sito. E ci siamo, inizia la lotteria dei calci di rigore tra il Real Casarea Academy del Real Sito. La prima battuta spetta ad Esposito del Real Sito e quindi Esposito contro Cerullo. Arriva il fischio, parte Cerullo, sfera in porta 1-0. È il turno del Real Casarea di andare a cercare il pareggio su calcio di rigore in battuta Romano. E allora parte Romano, la sfera viene deviata, quindi parata. Si rimane sull'1-0 il Real Sito. Real Sito ancora, la battuta in porta. 2-0 il punteggio. Trovato il gol Falardo. È il momento del Real Casarea sul pallone La Montagna. Real Casarea che vuole il primo gol dal dischetto. Arriva il fischio del direttore di gara. È pronto La Montagna. La battuta in porta ed è 2-1. Momento del Real Sito in battuta del Monaco. Eccola! Una parata di Cerullo. Si rimane sul 2-1. È il momento del Real Casarea. Ruotolo sul pallone. Occasione di andare a creare il pareggio. La sfera è alta sopra la traversa.
è pronto, quindi la battuta Santillo che cerca la porta ma trova le mani di Cerullo e si rimane ancora sul 2-1. 2-1 il punteggio, quarto giro per il Real Casarea. Sul pallone Barbato, e quindi vuole trovare il pareggio la Real Casarea Academy. Barbato va a colpire, trova la porta, 2-2. Rialzito in battuta sul pallone Capasso. Ultimo giro dal dischetto, parte Capasso, sfora in porta, 3-2. Rigore decisivo per il Real Casarea Academy sul pallone Olivieri. Se segna si prosegue, se sbaglia vince il Rialzito. La pressione quindi sulle spalle del numero 6. Parte la battuta, sfera sotto il 7 e si prosegue. Si va ad oltranza e siamo sul 3-3. In battuta De Simone. De Simone contro Cerullo. Arriva il fischio e parte Cerullo. Sfera in porta. Caliendo si porta sul dischetto, ancora rigore decisivo per il Real Casarea Academy. Iodice tra i pali, la sfera che varca la linea. Iodice vicino ma non para, allora Caliendo trova il gol. È il turno del Rialzito. Policola sul pallone, sempre Cerullo tra i pali. Siamo sul 4-4 del sesto rigore. Parte quindi Policola, la sfera è larga. Real Casarea, rigore decisivo, sfera in porta e quindi trova il gol Argento che consegna la vittoria al Real Casarea. Alla fine è 5-4 il punteggio, va in finale il Real Casarea Academy. Tutti gli onori però anche al Real Sito che ha fatto un'ottima partita. Vi mando quindi un saluto a tutti, arrivederci.